sul canale Architetture Digitali Moderne, il podcast pensato per chi vuole progettare e costruire la tecnologia del futuro. Ehi, ciao, come va? Sono Francesco e vi do il benvenuto sul mio podcast dedicato alle architetture digitali. La puntata di oggi sarà dedicato ai blocchi logici che sono previsti all'interno di una piattaforma aziendale moderna. Nel primo episodio, infatti, abbiamo parlato di platform engineering e di come le organizzazioni si stiano inevitabilmente dotando di questo tipo di piattaforme su cui realizzare i propri sistemi aziendali, o meglio, prodotti digitali. Ormai la piattaforma digitale aziendale è di fatto un abilitatore potente per una vera digitalizzazione degli asset aziendali e per l'ammodernamento dei processi che inevitabilmente devono girare sulla stessa piattaforma. Quindi deve essere un'architettura che è coerente, organica, ma che nello stesso tempo permetta di essere flessibili, di abilitare nuovi scenari con l'evolversi del business e degli use case e gli utenti che poi dovranno utilizzare i prodotti finali che andiamo a realizzare. Quindi nella puntata di oggi vorrei cercare di presentarvi un framework che ho visto funzionare bene per disegnare questo tipo di piattaforme e di architetture, e cercherò di illustrarvi quali sono secondo me i blocchi logici fondamentali che dobbiamo andare a prevedere su questo tipo di piattaforme. Il modello concettuale di una piattaforma, secondo me, prevede essenzialmente quattro macro blocchi che adesso vi vado a illustrare. Senza dubbio l'acquisizione dati, ovvero tutti quei componenti che permettono di importare dati all'interno della nostra piattaforma. Il core della piattaforma sarà invece basato sui dati, con diverse tipologie di persistenza per diverse use case che dobbiamo andare ad abilitare, e dove dovrà essere anche realizzata tutta la logica di business e i processi aziendali per gestire questi dati ed esporli ai vari consumatori. Uno strato, un blocco dedicato poi agli utilizzatori finali per cercare di categorizzare quali possono essere gli end user della nostra piattaforma, e un blocco trasversale che in genere chiamo governance, dove rientrano invece tutti quei temi che non sono specifici dei dati o della logica di business, ma che sono altrettanto se non più importanti e servono proprio per gestire la piattaforma. Cerco di andare per ordine. Partiamo dal blocco principale, cioè il blocco dedicato ai dati. In questo blocco rientrano tutti gli engine per il processamento e la persistenza del dato, in cui è fondamentale distinguere sin da subito tre blocchi principali. Il cosiddetto Enterprise Data Warehouse, cioè un repository organizzato, storicizzato, alimentato da molteplici sorgenti in cui il dato viene omogenizzato e organizzato per area tematica, fondamentalmente i vecchi datamart dei data warehouse anni 2000, su cui poi è possibile fare del report strutturato e alimentare della reportistica, diciamo, statica in un certo qual modo. Una parte dedicata invece ai big data, sono repository per dati non strutturati, file, informazioni non ben strutturate, dati che arrivano dai social, insomma, chi più ne ha più ne metta. E questo tipo di dato viene utilizzato per fare data exploration, machine learning, insight, tutte quelle aree ormai di moda o comunque diventate molto importanti nelle aziende moderne. La terza persistenza fondamentale, che è bene non dimenticarsi e che invece spesso viene
tralasciata è il cosiddetto fast data, cioè un repository che nasce espressamente per scenari di near real time o comunque per scenari dove si vuole ottenere un tempo di risposta molto molto veloce per supportare canali digitali soprattutto, quindi chatbot, microservizi eccetera. E quindi la persistenza del dato è ottimizzata alla lettura più che alla scrittura, quindi è proprio un approccio diverso rispetto a un data warehouse o un big data. Quindi questo è il blocco fondamentale. Poi, diciamo, rappresentando visivamente questo modello, al di sotto del modello core dedicato alla persistenza e alle logiche di business troviamo un blocco, un'area dedicata all'acquisizione dati, quindi come alimento la piattaforma, e al di sopra è la consumption del dato, quindi clusterizzazione dei vari componenti e applicativi e utenti che utilizzano la piattaforma. Invece a fianco questi tre blocchi io ci metterei, come dicevo prima, il blocco che contiene tutto ciò che riguarda la governance, e in questo caso governance si intende policy aziendali, security, temi di DevOps, temi di data governance e lineage, tutto ciò che permette di appunto gestire e regolamentare l'utilizzo e l'accesso alla piattaforma. E guarda caso, se ci riallacciamo alla prima puntata, platform engineering, la governance è proprio quello dove rientra a mani basse il tema platform engineering, e dove questo tipo di piattaforme possono dare un vantaggio ai team applicativi sgravandoli dall'onere, diciamo, di occuparsi di security, politiche, rispetto di politiche aziendali, automazioni eccetera, e permette di lasciare i team concentrati solo sulla logica di business per aggiungere valore agli utenti finali. Cerchiamo adesso di vedere un po' più nel dettaglio questi quattro blocchi che abbiamo citato adesso. Partiamo con il blocco più basso, acquisizione dati. Allora, per alimentare la piattaforma dobbiamo innanzitutto prevedere che ci sono diverse tipologie e modalità di alimentazione. E guida, secondo me, la freschezza del dato che dobbiamo gestire, ovvero per use case di tipo near real time è necessario avere una modalità di alimentazione basata ad eventi, in pull o push che sia, mentre per reportistica mensile, ad esempio, un'alimentazione batch è più che sufficiente. Quindi per ogni modalità, secondo me, è possibile, in generale poi ci sono delle eccezioni, identificare un pattern in pull o in push, ovvero il sistema master che pubblica i dati a seconda del canale che utilizza verso la piattaforma, quindi questo è in push, oppure la piattaforma stessa che va a recuperare il dato sui vari sistemi in pull. Ma quali sono le modalità di alimentazione che la piattaforma deve prevedere? Senza dubbio abbiamo detto modalità ad evento, quindi il sistema master notifica alla piattaforma che è successo qualcosa di rilevante dal punto di vista del business, occhio a non confondere con l'altra modalità che è molto simile, che viene chiamata CDC, ovvero Change Data Capture. Cosa cambia tra evento e CDC? Entrambe sono in near real time, quindi diciamo una comunicazione istantanea del dato, ma cambia il significato semantico di quello che viene comunicato. Il CDC è uno strumento, diciamo, middleware che si interpone tra il sistema master e il sistema alimentato, in questo caso la piattaforma aziendale, e si occupa di, in genere, intercettare tutti i change del dato a livello fisico sul database del sistema master. Immaginiamo un database relazionale. Questi tool si agganciano in genere ai log delle transazioni del database
recuperano tutto ciò che viene cambiato in ogni singola transazione e notificano gli stessi change al sistema che è sottoscritto. Ma questo si tratta, non è un evento di business. Se l'utente si registra a un sito, ad esempio, verrà creato un record sulla tabella utente, sulla tabella ruoli, sulla tabella indirizzi, sto ipotizzando. Qual è la differenza? Beh, un evento di business notifica con un singolo messaggio l'utente Marco Rossi si è registrato al sito con questo ruolo, con questi indirizzi, con questi flag della privacy, eccetera. E tutto questo set informativo rappresenta il messaggio, l'evento di business che l'utente si è registrato. È autoconsistente. Quando invece utilizziamo un'alimentazione con CDC, questa cosa non è più vera. Ovvero, supponendo di avere tre diverse tabelle sul database master che vengono aggiornate, verranno pubblicati tre eventi, uno per ogni fisica tabella, con la replica secca del dato che è presente su quella tabella. Quindi non c'è nessuna astrazione a livello, diciamo, fisico o logico del modello. Quello che è definito sul master viene propagato. Quindi è onere di chi si sottoscrive a questi aggiornamenti di dover ricostruire il proprio modello partendo, conoscendo i campi fisici e le relazioni fisiche che sono presenti sul master. In genere alimentare la piattaforma con un CDC complica l'enrichment e la ricostruzione del modello sulla piattaforma, ma semplifica la gestione delle notifiche sul master. Questo si applica soprattutto a sistemi che non sono cloud ready, non sono event based, quindi magari il CRM in cloud piuttosto che un sistema legacy, eccetera. Immaginiamo il mainframe. Se si vuole alimentare la piattaforma con i dati del mainframe in real time, l'unico modo è utilizzare un CDC, non ci sono altre strade. Chiaramente posso prevedere, anzi devo prevedere, un'alimentazione a batch, quindi file, classico file CSV, JSON, un formato può essere diverso, per alimentare i dati che non richiedono una freschezza elevata, oppure anche API, quindi viene esposto un endpoint REST che permette di importare o ottenere il dato del sistema master. Un'ultima modalità che per completare la visione dell'acquisizione dei dati deve essere citata è quella di streaming, che in realtà è simile a la trasmissione di eventi tramite CDC, ma la mole di dati, il volume che deve gestire è molto superiore, quindi tendenzialmente viene identificato con un canale a parte, che è tutto il mondo IoT, ad esempio i sensori che trasmettono dati in continuo verso le piattaforme, eccetera, hanno un canale di acquisizione del tutto dedicato per poter gestire volumi elevati. Nelle prossime puntate invece andremo a esaminare le altre aree, quindi la persistenza del dato, l'area dedicata alla business logic, l'area dedicata agli end user e l'area dedicata alla governance. Spero che questo tipo di contenuto vi possa piacere. Fatemi sapere, anche contattandomi direttamente su LinkedIn, se il taglio di queste puntate vi piace o avete suggerimenti da fare riguardo ai temi da affrontare in questo podcast, e cercherò di accontentarvi. Nel frattempo io vi ringrazio di aver dedicato il tempo ad ascoltare questa puntata, vi invito a registrarvi al mio podcast, lo trovate su tutte le principali piattaforme di streaming, e di iscrivervi alla newsletter di LinkedIn, dove periodicamente trovate aggiornamenti relativi anche alle puntate che pubblico su questo podcast.
Vi ringrazio e alla prossima.